davanti a questa valanga di notizie false che creano opinione, tante volte non si può fare nulla. Non si può fare nulla. Io penso tanto in questo alla Shoah. La Shoah è un caso del genere. È stata creata l'opinione contro un popolo e poi la normale. Sì, vanno uccisi. Un modo di procedere per fare fuori la gente che molesta, che disturba. Tutti sappiamo che questo non è buono, ma quello che non sappiamo è che c'è un piccolo linciaggio quotidiano che cerca di condannare la gente, di creare una cattiva fama alla gente, di scartarla, di condannarla. Il piccolo linciaggio quotidiano del chiacchiericcio, che si crea un'opinione, tante volte uno sente sparlare di qualcuno, dice, ma no, questa persona è una persona giusta, no, si dice che, e con quello si dice che si crea un'opinione per farla finita con una persona. E la verità è un'altra. La verità è la testimonianza del vero, delle cose che una persona crede. La verità è chiara, è trasparente. La verità non tollera le pressioni. Guardiamo Stefano, martire, primo martire dopo Gesù, primo martire. Pensiamo agli apostoli, tutti hanno dato testimonianza. E pensiamo a tanti martiri, che anche quello di oggi, San Pietro Cianel, che è stato il chiacchiericcio lì a creare, che era contro il re, e si crea una fama e va ucciso. E pensiamo a noi, alla nostra lingua. Tante volte noi, con i nostri commenti, iniziamo un linciaggio del genere. E nelle nostre istituzioni cristiane abbiamo visto tanti linciaggi quotidiani che sono nati dal chiacchiericcio. Che il Signore ci aiuti a essere giusti nei nostri giudizi.